Siamo live, benvenuti, benvenuti da Alex Revelli Sorini per questo grandissimo appuntamento con la Photo Competition. Noi siamo la Menci Golden Hour. Ricordo che Menci Group ha realizzato questa iniziativa, ce lo spiegheranno nei dettagli perché c'è di mezzo qualcosa di straordinario come delle immagini dei mezzi che hanno in tutto il mondo una grande diffusione, che hanno un grande fascino. Ma lo spieghiamo nei dettagli, ospite direttamente, nonché componente della giuria. Eccolo qua che arriva. Abbiamo esattamente Andrea Menci e poi Francesca Baiocchi, che è sempre componente della giuria ed è. E ora vi dico chi siete, Andrea, poi parli, Andrea. Allora, Andrea Menci è Expert Manager e responsabile marketing e comunicazione del gruppo Menci e poi abbiamo per l'ufficio marketing e social media manager Francesca Baiocchi. Allora, altro evento, Andrea Menci, avete fatto questo grande appuntamento, che significato ha per voi fare questa idea della photo competition? Per noi è un evento molto importante. L'abbiamo già fatto l'anno scorso e ha riscosso molto successo. Se ne è parlato tanto nei vari locali autogrill dove diciamo, vengono frequentati i nostri clienti e ci faceva piacere, come sempre, dare importanza alle giornate lavorative e ai momenti, diciamo, particolari dei nostri clienti e colleghi, ecco, questo ci faceva molto piacere. Penso e spero, insomma, che ci sia di nuovo anche il prossimo anno, negli anni a venire, altre attività di questo genere perché ci stanno veramente dando un grandissimo risultato, grandissime Ecco, soddisfazioni, ecco. fra l'altro io stavo vedendo la diretta, siamo live sui social, siamo live su YouTube, li potete anzi condividere voi che ci seguite, ho visto che stanno già arrivando i primi dei 15 che avete selezionato. Allora, una giuria che dove era composta, c'era anche Francesca, che la vediamo lì, e non solo lei, poi dopo avremo alla fine anche l'intervento del terzo componente della giuria. Giusto, Francesca, ricordalo tu chi era il terzo componente della giuria? Allora, il terzo componente è Yuri De Luca, che è un fotografo professionista, nonché fotografo ufficiale della nostra azienda e quindi ci segue passo passo nei vari progetti fotografici. Francesca, volevo sapere caratteristiche delle foto, tre aggettivi quali dovevano essere, che ne so, belle, ampie, colorate, non lo so, di vita vera? Allora, io direi tre aggettivi calde, belle. E un terzo aggettivo, come potrebbe essere? Io direi sceniche. Sceniche, bene. Sceniche. Allora, Non come esistono estremamente non ci sceniche. siamo messi d'accordo su queste tematiche perché ci piace, siamo live nei social, il mondo dei social è un mondo anche di informalità ed è bello vedere come Andrea che dava la sua idea. Poi comunque la giuria ha scelto, poi mi direte nei dettagli col fotografo tutte le tematiche. Allora, giuria, 15 erano, attenzione, scelti fra le tantissime fotografie che sono arrivate, carissimo Andrea. Io ne sto facendo vedere alcune pubblicate proprio nel vostro Menci Premiazione Live. Guarda quante, ma me ne sono arrivate pazzesche queste foto, è stato difficile sceglierle. Sì, ne sono arrivate se non sbaglio una sessantina e anche quest'anno, come l'anno scorso, è stato difficile scegliere le finaliste. Però ecco, cioè, vedere tutta questa interazione, vedere comunque questi mezzi al lavoro è uno spettacolo, è anche fonte di motivazione per me, per noi tutti, per il nostro gruppo, vedere insomma i mezzi che realizzi in un contesto di questo genere è bellissimo. Allora, ci siamo pronti per partire. Cominceremo con degli interventi fra le 15 foto scelte internazionali. Quindi in questo caso useremo la traduzione in francese, perché tu, Andrea, parli francese fluente. Abbastanza, un Cioè, po', ne parlo parla così. francese, ma se te trasento magari ho detto una cosa sbagliata. Mentre in inglese c'è Francesca che ci aiuterà. But the English is better than the other language. I think that English is more common around the Europe. Io penso che l'inglese è un po' più comune in tutta Europa, Francesca. Mi sbaglio del francese o no? Direi di sì, direi di sì. Direi di sì. Allora andiamo a cominciare. Il primo che abbiamo con noi in collegamento dovrebbe essere esattamente vedo è Tanguy della ditta francese. Eccolo là, dovrei no, non lo sto vedendo perché le telecamere le hanno spente. Guarda, vi faccio vedere. Guarda là. Questo è dovrebbe, eccolo là, acceso la telecamera. Good morning.
good afternoon. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Allora, salut. Sei tu che traduci, caro il mio Andrea. Allora, cominciamo con la domanda. È, prima di tutto, qualcosa del loro lavoro, della loro attività, credo sia doveroso, Andrea, no? Sì. Oui, Romain et Tanguy, avant de tout, Romain a chanté encore une fois, on se rencontre depuis de longtemps. Tanguy, c'est la première fois que je te vois et j'espère te voir aussi directement. Ce sera un plaisir. La première chose que nous on veut vous demander, qu'est-ce que c'est votre, votre travail et quelle position vous chargez? Alors, moi, je m'occupe plus de la partie de location, en fait, pour le groupe Aubry. Donc, nous, notre travail, c'est de louer des véhicules utilitaires et poids lourds, dont les semi-remorques Menzi, à tous nos clients sur la Bretagne. Et, alors, traduzione. Attendez, attendez. Prego, Andrea. Tanto veloce. Ovviamente, Tanguy diceva che il gruppo Breslock, o meglio dire anche il gruppo che fa parte della società Aubry, fa parte della locazione, diciamo, fanno locazione dei veicoli industriali e loro si occupano anche della locazione soprattutto dei veicoli Menzi. E questo per la regione della Bretagna in Francia. Bene, allora, qu'est-ce que vous pense, scusa mamma, digli che scusa il mio francese, qu'est-ce que vous pense delle foto? E io gli faccio vedere la foto. Prego, traduci a te. Sto distruggendo la reputation. Vai. Il l'a déjà dit tout, donc je ne suis pas nécessaire de tout. No, lui demande, Alex, il veut savoir qu'est-ce que vous pensez de la photo et de cette, on peut dire, activité que nous, on a lancé, la Golden Hour, pour nos clients et pour nos concessionnaires. Qu'est-ce que c'est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh ben nous, alors nous pour resituer un petit peu l'historique, nous, on est distributeur Scania depuis 50 ans. Ça va faire 50 ans cette année. Et donc, on avait pour projet d'étendre en fait notre gamme. Et donc, c'est pour ça qu'on a contacté Menzi et qu'on a commencé à travailler avec vous. OK. Pour justement répondre à une demande de nos clients. Vas-y, Andrea, si tu veux traduire. Non, non, arrivé à la fin, je vais faire la traduction tout ensemble. En fait, parce que l'histoire, c'est très important. Ouais, alors nous, en fait, on avait pour projet de satisfaire une demande plus large par rapport à nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Menzi, parce que vous avez une gamme qui est assez développée, que ce soit pour les travaux publics, pour le fond mouvant, pour la citerne aliment du bétail. Okay. On a trouvé en votre société un panel, en fait, une offre qui se rapprochait de l'offre qu'on avait déjà. Traduci, Andrea, che dobbiamo chiudere questo primo, perché sono 15 interventi, vai. In buona sostanza, loro sono 50 anni di attività come concessionari Scania e hanno voluto, diciamo, puntualizzare che in buona sostanza hanno allargato il loro business, o comunque il loro servizio, perché business per quanto riguarda la locazione dei veicoli, giusto per andare verso i clienti, alle necessità dei loro clienti. E per questo si sono approcciati ai nostri prodotti, perché abbiamo una vasta gamma di produzione, a partire da cave cantiere fino agrario. Allora, Tanguy, grazie Tanguy, questa era la foto, avete 15 finalisti, fra i primi 15 in tutto il Menzi Group. Digli questo, salutiamolo e andiamo avanti. Prego, diglielo, Andrea. Fra i primi 15 questa foto. Sì. Vous êtes arrivé entre les 15 finalistes avec cette photo. Nous, on vous remercie beaucoup et on espérons de vous voir dans le podium. On va voir. Nous espérons aussi. Merci beaucoup de votre participation, Romain et Tanguy. On reste dans la ligne, ok? Au revoir, man. Allora, ci siamo. Eccoli qua, loro ci sono e andiamo sul prossimo, perché dovremmo avere Gregory Fast. Io vedo che se accende la sua telecamera, perché avrei
un altro Gregory, è bellissimo, no? Perché qui c'è anche... Ecco, la Gregory Fast, eccolo lì! Au revoir! Gregory, comment tu te va? Come stai? Ça va, merci. Ça va bien! Allora, Gregory, eccolo qua. Caro Andrea, vuoi spiegarci, vuoi farci introduzione? In pratica anche loro arrivano dalla Francia e c'è utente proprio della foto, lui è della Guyana francese, quindi anche questa esperienza, vogliamo dire, che ne pensa della sua attività? Due parole sulla sua attività, Andrea, vai. Oui, Grégory, enchanté, je suis Andrea et j'espère qu'on se voit voir. À part tout, on veut savoir quelque chose à propos de votre société et qu'est-ce que c'est aussi ton travail. J'ai vu que tu as un bel TP et oui. Qu'est-ce que tu penses aussi au niveau de cette activité que nous on a lancée pour le Golden Hour, pour la photo competition? D'accord, ben, nous on est en Guyane. Alors, la société s'appelle... Lui sta viaggiando, chiaramente gli cade la linea, me lo immaginavo. Lui sta viaggiando. On est spécialisé dans le transport, dans le travaux public. Ok. Approvisionnement central à béton et chantier. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a des MNC, ça fait presque plus de 10 ans qu'on a des MNC. Et comme celle qui est sur la photo, on en a 3 qui sont toutes neuves. Et on aime beaucoup les MNC. Pourquoi ? Parce que déjà par leur design, elles sont belles. Ce sont des bennes qui sont magnifiques. Pour nous, c'est les plus belles. Et aussi par rapport au prix à l'achat en métropole, on a trouvé super. Et c'est des bennes en travaux publics qu'on trouve vraiment. Grégory, calme, basta, fermete. Stop, sorry. Do you speak English, Mr. Gregory? Ok, perfetto, ha capito? Mi traduci quello che ha detto perché poi dobbiamo andare avanti, sennò facciamo sì, un 15. Sì, certo. Pardon, Gregory, on doit apprendre sempre le tempo parce que on a pas... vous êtes beaucoup de participants. Okay. Je vais faire la traduzione. Okay. No? Praticamente Gregory diceva che la loro azienda ovviamente si occupa di trasporto per cave cantiere e sono localizzati nella Guyana francese. Sono clienti Menci da più di 10 anni e sono molto contenti del prodotto proprio per rapporto di qualità. In e più ecco, sono sicuramente anche... Gli chiedi una sola cosa, mi deve dire sì o no. Questo è il camion col quale viaggia, cioè non il camion, la struttura, il mezzo col quale sta viaggiando. Se dei sì, guardalo. Se là c'è un camion... Oui. Oh, e vai, ci siamo, grandissimo. Grazie. Grande. Buon lavoro, Gregory. Ciao. Buon travail. Merci. Buon travail. Merci, ciao, ciao. 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 Questo sta a viaggiare, capisci che io mi preoccupo, però vedevo che era col viva voce. Terzo internazionale, caro Andrea, ti diverti, Andrea, di la verità. Ti diverti? Sì, nei vostri mezzi, Menci Group, pazzesca questa cosa, bellissima, bellissima. Cioè, tu ti dico solo questo, lui è dall'altra parte del mondo e noi siamo comunque connessi, è una cosa così fantastica. Oh, wow, che tutto va bellissimo. E allora, e adesso now we are speaking English, please. Francesca Baiocchi, are you ready? Sei pronta, Francesca? Because we have Patrick Anderson, lui è fermo perché lo vedo che è in un ufficio, Patrick Anderson del Strux Coglun Transport AB ed è esattamente collegato dalla Svezia, giusto Francesca? Sì, esatto. Ok. Bonsoir in francese. Good evening. Come stai? How are you? Patrick, how are you? I'm fine, thank you. Okay. You too. I am very happy to see you that you stay. Now you are in what place of your state you live in? Che parte vivi del tuo stato? You mean country Sweden, I'm Växjö in Sweden. Ah, ok, nella parte svedese. Francesca dove? In quale parte? Non la si chiama Växjö, Vaxio. Okay. E adesso guarda la sua, volevo domanda francese, allora per il nostro, puoi dirci allora su Zorbi, su tutto quello che è il concerto del Menci Group e soprattutto su Zorzi, Svezia, ci può dire qualcosa? Prego Francesca, vai. Ok, okay. Hi Patrick and Francesca, in certain days we spoke by mail,
but it's the first time that we meet in person, so it's a pleasure to meet you. Alex says, can you make a little introduction of Georges Vergès and of your job activity and this, the product that you sell in Sweden? Yeah, okay. Sources Sweden have sold trailers here in Sweden since 1984. È dal 1984 che loro stanno lavorando in Svezia. Prego. Okay. And I am one of the owners. We are two people who own Sources Sweden, and we have owned it since 2012. But I have worked in Sources Sweden for about 30 years, and I am responsible for everything that happened in Sources Sweden. Do you want to translate or what? Okay. Ok, Patrick dice che la sua attività va avanti dal 1994, quindi da oltre 30 anni che si occupa della vendita di semirimorchi e che è uno dei due soci ed è una società quindi composta di persone e quindi ecco, è un'attività che va avanti da moltissimi anni. Allora, noi abbiamo la foto, gli dici che ne pensa? Questa è la foto finalista, fra le 15, è la loro, così gli chiedi che ne pensa. Guardala, digli che ne... Prego, vai, carissimo. Ok, Patrick, this is the photo of the user, Instagram user, Starsglund Transport, and Alex asks you what type of emotion you feel for this picture. Emotion? This picture, I think it's a very nice picture with a view of the sky, and it's an asphalt trailer. So, and I think the picture is very nice. Here, make it good with a cloud, and yeah, I think it's a very nice picture. Okay. Allora. Sì, ha detto in pratica carissima, che è una bella fotografia, è una dei tanti mezzi loro, no? Sbaglio, se ho capito bene, Francesco. Allora, il mezzo non è loro, lui lavora come, lui è uno dei proprietari del nostro concessionario in Svezia, nella parte, diciamo, dei paesi della Scandinavia, e è un mezzo che circola sulle strade svedesi, ma che non ha, diciamo, direttamente a che fare con il suo concessionario, però è stata scattata appunto in Svezia, e lui dice che è una foto veramente molto bella, sia per via dei colori che per proprio la composizione in sé per sé, le nuvole, la luce, eccetera. Bellissimo, eccetera. Bellissimo. Una foto veramente bella. Allora, Patrick, thank you. I hope you to see in Italy. Have you ever been in Italy? Sei mai venuto in Italia, Patrick? Yes, I will come to Italy. Ah, lo so. Allora, magari se vinceranno, chi lo sa, potrebbe venire a seppe che i vincitori che vincono, Andrea, di chi vince poi tutto l'evento, un'ospitata ospiti in Italia da voi, sbaglio, Andrea? Certo, sì, vengono in fabbrica Castiglion Ferentino, facciamo una visita dello stabilimento e passiamo una mezza giornata insieme. Ok, Patrick, thanks a lot, see you later with the other person that will be the chi saranno i vincitori, the winner of the competition. Okay, thank you. Questo sta a pensare, questi sono proprio. Andiamo adesso. Perché ridi, Francesca? Devo essere più impostato? No. Come un bambino, anche perché posso dirvi, e lo devo, ora stiamo per entrare subito veloci dentro, ma io quando in giro, ne parlavamo prima in autostrada, io vedo i marchi del Menci Group, Menci, Acerbi, Zorzi, e penso, guarda, io conosco la gente, la maestria di chi li fa, perché non è la maestria di Andrea e basta, ma è il concetto del gruppo, delle persone che vi lavorano, di tutti i collaboratori, quindi è meraviglioso questo vedere come la maestria di un gruppo italiano come il Menci Group nel mondo è affermata. Tu superi questi mezzi in autostrada, li vedi, oh, spettacolo. Allora, andiamo subito. Dovrebbe esserci adesso il numero Flavio Gregorio. Dovrei avere Flavio Gregorio, se accende la sua telecamera, Flavio Gregorio, che non lo vedo in studio. Eccolo, no, non è questo Flavio Gregorio, o ha un altro nome. Chi è che accende la telecamera? Io, guarda, vi faccio vedere chi ho, che non credo che siano
Flavio Gregorio non è questo Flavio Gregorio, e di conseguenza dobbiamo andare avanti, la sua immagine di Flavio Gregorio, lo ricordo, è questa, giustamente, vediamo un po', eccola qua. Questo è Flavio Gregolo, è la sua pagina Instagram, e lui esattamente è l'utente che l'ha mandata, e con noi, vediamo, mi hanno detto in chat, mi ha detto che ha problemi ad aprire il link. Ok, niente, noi lo citiamo, lo ricordiamo, quindi Flavio Gregolo. Sai dov'è Francesca, Flavio, giusto per sapere, di quale parte italiana è, o lo sa Andrea? Lo sa qualcuno di voi? Giusto per mostrare la trasparenza del premio, che voi non sapete chi è che è i finalisti, per evitare di fare preferenze. Mi sbaglio, no, Andrea? Purtroppo non lo conosco. Ok, comunque questa era l'immagine di Flavio Gregolo, che è arrivato in finale anche lui, magari chi lo sa che non sia il vincitore proprio del grande evento. Andiamo poi con la prossima delle immagini, che è questa, ed è legata a Trax Potter Cipo, e dovrebbe esserci Federico Cipolak, anche lui, vediamo se è entrato. Come? Esatto. Dicevo, è entrato lui? Dentro lo abbiamo, oppure anche lui è in viaggio e non riesce ad essere collegato? Io non ho altri, ho una Sabrina Valencic e un Massimo Boccato, ma non ho altri dentro a questo momento, purtroppo. Quindi allora, anche in questo caso vado avanti, ok, non ci sono problemi. Questo è quindi Track, lo ricordo, Track Spotter Cipo, che ha mandato questa fotografia, anche questa meravigliosa. Devo dire, Andrea, due parole su queste due foto, diciamole. In tutte si vede comunque il legame dei mezzi che hanno con l'ambiente, con il territorio, cioè danno l'idea, guardali, del concetto dell'importanza del rendere bello tutto il nostro territorio grazie ai lavori che sono effettuati. Sì, appunto, come dicevo prima, a livello scenico sicuramente sono fantastiche queste foto e anche l'ambiente che li circonda. Credo che se comunque non hanno un futuro nel trasporto, li vedo molto bene come fotografi. Ok. Scherzi a parte, no? Sto scherzando ovviamente, però veramente abbiamo ricevuto anche a questo giro tante di quelle foto che sono state veramente difficili da decidere. Ecco, infatti io sono andato direttamente nel sito e guarda le foto, quante ce ne sono, ce le hanno condivise, cioè scegliere fra tutte queste è innegabile che non è stato facile. E pensate, certo, che la giuria composta da loro tre non conosce quasi nessuno di coloro i quali hanno mandato le foto, tranne rare eccezioni, se ho ben capito, dimmi se sbaglio, Andrea, magari perché sono concessionari, avevano fatto una foto, ma rara, sì, se no sono utenti, cioè gente che utilizza il mezzo, mi sbaglio? No, esattamente, cioè noi, almeno io, Francesca, non, io occupandomi poi più di export, sicuramente i clienti italiani ne conosco veramente pochi, ma non conosciamo le foto. E poi più delle volte sono anche gli stessi dipendenti, utilizzatori delle aziende di trasporto o anche qualche proprietario di azienda. Magari riconosco qualche nome di qualche azienda perché certo. Le vedo, però non sai se è effettivamente il proprietario dell'azienda oppure se è un dipendente dell'azienda che ha mandato la foto. Allora noi andiamo avanti, carissimo, con la prossima delle slide, che è questa. È Franz Baratta che ha mandato la foto, l'utente della foto. Io anche lui non lo vedo collegato. Franz Baratta, anche qui il concetto del tipo di immagine che ha utilizzato, fra l'altro è presente nei social, perché tutti questi hanno comunque i loro profili social, li condividono, tutta il live di questo programma rimarrà nella pagina social Dimension o nel canale YouTube. Andrea, una sola informazione, notavo fra l'altro che comunque in molti che hanno preferito posizionare il mezzo dove non c'è troppo traffico, cioè l'hanno ubicato nell'ambiente. Mi sta colpendo questa cosa. È un leitmotiv, c'è qualcosa di... Beh, sicuramente anche per una questione di sicurezza e poi si vede anche dall'ambiente. Conviene fare la foto per farla fatta bene sempre da tre quarti, ad una certa distanza, quindi non è impensabile farla nel traffico e ci vogliono appunto degli spazi aperti, perché
questi certo, attrezzi poi sono... Certo. Allora, sì, questo è, sì, lo ricordiamo, anche lui non è presente, non riesce a collegarsi, è Franz Baratta, anche lì la sua profilo Facebook, credo sia Instagram questo, ed è l'utente, uno dei 15 finalisti del grande progetto del Photo Competition. Noi siamo la Menci. E andiamo sul prossimo, che c'è questo? Perché questo c'è, è meravigliosa questa cosa, lo vedo, Massimo, ci sei, no? O sbaglio, caro Massimo, dovresti, ti faccio entrare, eccolo qua, Massimo Fiorentino Montalto, giusto? Microfono, ce l'hai il microfono collegato, no? Hai spento, accendilo. Ecco. Ci senti? Forse sì, forse no. Sì. Adesso sì, sentiamo. Ti sentiamo. Allora, questa è la tua foto. Mi racconti un po', questo è il tuo mezzo. Dove l'hai scattata? Te la sto per mostrare. Eccola qua, vai. Dove l'hai scattata la foto, Massimo? Aspetta, hai ragione. È questo. This is your track. Prego, questo è il tuo, lo dico per gli inglesi così, vai. Questa Rio, vengo da casa, la sera vado questa. Hai il segnale che ti va e ti viene, è stata fatta di sera. Scusa, questo era un parcheggio a casa tua oppure durante il lavoro, Massimo? Rientro dopo il lavoro. Ah, ok, al rientro dopo il lavoro. Posso dirti, hai una bellissimo, mi fa impressione. Cioè, orgoglioso di avere una macchina così. Davvero straordinario, guarda. Complimenti, ma davvero tanto. Bellissima. Ne sei orgoglioso, dai. Eh? Ok, allora, Massimo, fra i 15 finalisti, anche tu, scusami, che cosa ci fai con questo mezzo? Il tuo settore di attività specifica, che cosa fai? Cavalcantiere. Ok, scavi cantiere. Ok, allora vai e vieni perché si vede che il suo collegamento purtroppo in quello non è un granché. Grazie Massimo, grazie carissimo, grazie tante. Allora, abbiamo visto Massimo, caro Menci, alcuni hanno il collegamento, sono magari in viaggio, non sono proprio ideali, ma andiamo a vedere il prossimo. Wow, vediamo chi è. Trasghiai Alessandro Tardivo, c'è Alessandro Tardivo? Non mi sembra, Alessandro Tardivo non c'è neppure lui, ma la mostriamo la sua immagine, il suo mezzo, eccolo qui che arriva, slide numero 9, perché lo dobbiamo evidenziare, è il lavoro di Alessandro Tardivo. Allora, a tale proposito, Transghiaia ufficiale, Alessandro l'utente della foto, due parole le puoi dire tu, Andrea, ma sembra di vedere una cosa... Di Formula 1, una sfilata di moda, che ne so, guarda come sono questi mezzi. Assolutamente, penso che veramente si sono impegnati da morire per fare un qualcosa di questo genere, per realizzarla. Se è venuta così spontanea, complimenti, ma è veramente bellissima, no, bello il contesto e l'incrocio, il cambio dei colori del cielo è fantastica. Aggiungo che loro hanno così tanto messo, guarda, bellissimo i due mezzi che quasi si incontrano sopra il cielo e poi dietro un mezzo piccolino che sta arrivando. Cioè, è proprio l'idea del lavoro, della vita che va avanti. Lo ricordo, era Transghiaia ufficiale. Alessandro Tardivo era il conducente. Ma adesso andiamo sulla prossima, che dovrebbe essere questa, eccola là. Si tratta della prossima finalista, è quella che ha fatto Simone Zilio, Simo E36, utente della foto. Anche lui, Simone, sembra che non riesce a collegarsi. Ma non so perché, scusami Francesca, una curiosità, ma io questi operatori non si riescono a collegare perché mi sa che bravissimi a guidare, bravissimi a fare un sacco di cose, ma sul collegarsi col mondo sono un po' meno digitalizzati, chiedo. Sì, qualcuno magari ha avuto un po' di problemi, a quanto ho capito. Forse, per esempio, con Transviaia e con Simone Zilio magari siamo un po' in anticipo di qualche minuto, ci sta che forse è per quello
Ah, ecco, è per quello che non è ancora arrivato. Allora, eccolo lì, ho capito. Diciamo, che diciamo Alex, che sicuramente a quest'ora è la fase di rientro è comunque è un orario non molto semplice anche per i nostri clienti o comunque per i trasporti. Io però, guarda, per non saperne leggere né scrivere, chi oggi ha dentro, che a parte c'è... dovrei avere la numero 11, aspetta che lo vedo, così lo collego, ti do la foto, almeno siamo sicuri che è arrivato, eccolo lì, questo è il famoso nome, dove si chiama, che sei all'inferno, dove sei, accendi il microfono, sei spento, accendi il microfono, ma dove sei, all'inferno? Buonasera a tutti, mi sente? Alla grande Antonio, ti sento benissimo. Sì. Dove sei trovato? Che è questo ambiente? Bellissimo, bellissimo. Allora, scusate, ma adesso sono rimasto bloccato in un incidente, quindi non sono riuscito a rientrare per guardarvi in tranquillità. Sono ancora su quel veicolo lì che vedete, su quel camion lì in foto. E lì siamo... Eravamo in un parcheggio grande di un'azienda, io e Sabrina che ci divertiamo a far foto, sia per il rimorchio che per il trattore, perché abbiamo fatto, diciamo, un bel aggancio. E allora abbiamo fatto queste foto e le abbiamo mandate per poter partecipare. Allora, sei uno fra i 15 finalisti del grande progetto del Menci Group, Noi Siamo la Menci. Bellissimo il tuo mezzo, scusa, hai detto un nome di una donna, cos'è, la compagna, la collega? La mia compagna, Sabrina, sì, la mia compagna. Ma lei guida anche lei il camion, scusa se mi faccio fare... No, lei partecipa a tutte le foto che tutte le volte vado a... Ti posso dire, Antonio, una cosa, ragazzi? Io te l'ho detto, viaggio molto in autostrada per via del lavoro, sono sempre in giro, però ti posso dire che con orgoglio vi ammiro tanto, perché io capisco che l'Italia e anche l'Europa si muove grazie a voi che portate, che fate i lavori, che riuscite a movimentare delle cose grandi e importanti. E i vostri mezzi, ti posso dire, vederli belli in giro così, a me piace, cioè non è una classica motrice, è qualcosa di emozionante, qualcosa che certo. Rispecchia la personalità. Dimmi se sbaglio, Antonio, cioè il fatto delle luci che hai, i LED dentro, addirittura ho visto l'A e il B, come si chiama di nome la tua Sabrina, però perché l'A? Sabrina Valenci, l'A e la B, dove? L'A e la B è Antonio Billari, dove? Antonio Billari, non ci hai messo il nome del... Sì, no, dietro di te c'hai due cuscini, io amico ti faccio tana. Eccoli qua, sì, eccoli qua. Antonio Billari, capisci a me. Okay, sono i due cuscini. Ok, no, diciamo, però volevo dirti... Se dell'arredamento. Il cuscino della tua compagna, mettilo anche di lei, insomma, per far vedere chi è, visto che le foto... No, ma lei, esatto, ma c'è lei, c'è la sua scritta anche lì davanti sul trattore, diciamo. Allora, questo per è il quanto... mezzo... Dimmi, è uno per quanto dei... riguarda, dico, quello che diceva lei, che è da ammirare, ok, grazie, sono contento che almeno, diciamo, qualcuno capisce tutti i sacrifici che si fanno, ma per noi, almeno per me, parlo per me, non è un sacrificio, perché io parto con uno spirito al mattino che non è, diciamo, una cosa che mi va a pesare, per il semplice motivo che è un lavoro mio. E lo impegno con cuore, con amore, con tutto il resto, e poi dopo aver fatto un progetto come questo che potete vedere nelle foto, è una soddisfazione che per tutti noi è una bella cosa. Bravi. Allora ti faccio salutare da Andrea, tu sei uno dei 15 finalisti italiani di questo grande progetto. Antonio, saluta anche la tua compagna, siete stati giganteschi. Grazie. Bellissima la foto, indipendentemente da chi vince e chi non vince, giusto Andrea? No? Gentilissimo. Certo. Grazie mille per la partecipazione. La cosa bella di qui, Alex, si vede proprio la passione che ci mettono tutti. Fosse per me li farei vincere tutti, ma non si può purtroppo, perché veramente vedi con che passione ci mettono. Fantastico. Allora, e adesso noi siamo sulla prossima foto delle 15, sulla foto numero 12, te la condivido, ed è questa qua, eccola che arriva, è Guglielmo Di Palma, che vedo, vediamo, mi ha mandato un messaggio, se Guglielmo ci sono in collegamento, Massimo Baccato, di quale, aspetta, fermo.
Dimmi Francesca. Prima non ha avuto, era uno di quelli che prima non aveva fatto in tempo a collegarsi. Massimo. Va bene, lo recupero, scusami, digli che accende la, glielo dico subito. Però dimmi una cosa, Guglielmo Di Palma non c'è, ti risulta? Non lo vedo collegato purtroppo, Guglielmo, perché non è riuscito, esatto, numero uno, non è riuscito a collegarsi, quindi Guglielmo Di Palma, e dopo vado su Baccato, tranquilli. È 11, la foto numero 12, ed è esattamente dell'utente della foto, è Guglielmo Di Palma, con questo è il suo profilo. Anche qui un bellissimo mezzo, addirittura ha usato la neve qua, no? L'ha fotografato nella neve, Andrea, sbaglio? Sì. Vedi le condizioni che lavorano, poi comunque sono sempre estreme, da fango, neve, asfalto, fanno veramente, ormai questi mezzi sono abituati a andare in ogni tipo di tracciato, tant'è vero che poi è anche una delle nostre campagne pubblicitarie, dove si vede il mezzo che va per strada, autostrada, sterrato, eccetera. Bene. E vado do un dato, sono curioso, scusa, lo faccio vedere in primo piano, ma io non so se l'hanno pulito apposta, perché il guarda dietro come è argento spaziale, specchiato, ci rispecchia la neve, l'hanno pulita apposta, pensa, a questi livelli, perché non credo, insomma, è una cosa così, che dici Andrea? Io credo Alex, che se te vai nelle aziende di questi nostri clienti trasportatori, comunque di qualsiasi trasportatore dove tu vai, sicuramente il sabato mattino sono tirati a lucido quasi tutti i mezzi, perché è comunque la prima fase di manutenzione. Un mezzo ben tenuto poi è duraturo nel tempo. E molto spesso, se ti fai caso, quanti camion vedi che sono ben curati? È difficile trovare camion trasandati. Hai ragione. Allora aspetta, adesso recuperiamo due che erano Massimo Baccato, che è lì, vedi che nel buio totale. Massimo, da dove ci chiami? Scusa se te lo chiedo. Sono in macchina, buonasera a tutti. Buonasera. Sei parecchio al buio però, ti voglio dire. Cioè, mi sono fermato lungo la strada dove ho trovato posto e sono in un posto un po' buio, ho la lucetta della macchina accesa, ma così è. Giusto per informazione, Francesca, che foto numero è quella di Massimo? Perché servi, hai un senso social tu, dimmela, perché io così la trovo. Così la facciamo vedere, Massimo, bellissima. È la numero 7. La numero 7, allora eccola qua, siamo organizzatissimi. Massimo, ti vogliamo far godere, non piangere, ti prego, eccola là. Questo è il tuo, posso dire, la tua bambina o tuo bambino? Qual è il termine che vorresti usare, maschile o femminile, per declinare? Bambino. Guarda com'è, con quella lucentezza bellissima dietro. Scusa, è vero che tutti i sabati allora si lava il mezzo o ha detto una bugia Andrea Menci? Guarda, qui da noi, in azienda da noi, se non è il sabato è il venerdì, ma generalmente non solo in quei giorni, qua siamo un po' abbastanza fanatici e perciò succede anche negli altri giorni della settimana, quando ci sono 10 minuti, 15 di tempo, una passata velocissima proprio per cercare di risultare al meglio per strada. Vedi, è il rispetto, posso dire una cosa? Che nel giudizio io credo che il concetto del bello che uno vuole passare col suo mezzo, la pulizia, il fatto dell'essere sempre direi ottimali, è un po' l'idea di offrire qualcosa che sia straordinario, cioè il lavoro è anche fatto di tutte queste rifiniture, credo, no? Cioè un insieme, certo, di elementi, orgoglioso, certo, certo, di fare quel lavoro, ecco, non è solo un'attività professionale, ma penso che sia uno stile di vita per tanti, perché passate tante ore, sì, nei campi. Sicuramente sì. Grande. Allora, ricordo, voi fate soprattutto questo mezzo, qual è il termine più giusto dirlo? Posso chiamare mezzo? Non è diminutivo. Sì, certo. Questo mezzo fate che cosa? Qual è l'attività e poi ti chiudiamo? Noi facciamo principalmente trasporto ghiaia e asfalti, è per quello che abbiamo le vasche coi bentate per gli asfalti. Bene, grazie caro, buon lavoro e buon viaggio dal nero del profondo dell'autostrada, vai! Allora, e adesso ti faccio vedere un altro, Andrea, che è Federico, che è qui anche lui da diverso tempo. Federico, eccolo là, Federico Cipollotte Cipo, perché qui la scaletta adesso io sto vedendo, è da recuperare Federico o no? Sì, Federico era la numero 5. 5, bene, allora adesso Federico.
Parli un po'. Sentite? Ci sei? Sì, oh, sì, oh, te sento, te la faccio vedere. Allora, raccontami un po'. Questo è Truck Spotter Cipo. Wow! Guarda la foto, dove l'hai scattata, Cipo, questa? L'ho scattata a Jesolo, al Cavallino, che stavamo facendo un'asfaltatura presso una struttura che abbiamo costruito noi, che è una pista ciclabile ciclopedonale che si affaccia sulla laguna di Jesolo, praticamente. Wow, bellissima, è una delle 15 finaliste. Raccontami un po' un particolare, sei a casa in questo momento, Cipo, tu? Ti vedo che sei... Sono praticamente un collega di Massimo Boccato, di quello di prima, e la fortuna nostra è avere bei mezzi, soprattutto queste vasche incredibili, e da parte mia non sono un autista, ma sono un tecnico, però ho la fortuna di avere la possibilità di far più foto così. Bellissimo, complimenti a una delle finaliste, grazie Federico, Cipo Latte, Cipo, grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Allora, guarda che spettacolo. Ora ne è entrato un altro, io ormai qui devo andare. C'è uno Francesco Baratta collegato, che non vedo il dispositivo collegato, non deve avere la visione, c'è solo lui, c'è. Però Yuri De Luca, eccolo qua, Yuri De Luca, che invece che fotografia è, Yuri De Luca? Chiedo sempre alla responsabile, qui avete scambiato tutte le scalette, non per motivi, ma capiamo, fate un lavoro che è così, ragazzi, dobbiamo anche noi improvvisare, vai. Aspetta che ti accendo. Dimmi, Francesca. No, Yuri è dei nostri, è il fotografo, è uno della giuria, è il fotografo professionista. L'ho inserito e io mi ero subito allargato e gli avevo dato le... Posso dire, Yuri? Allora, io non posso mostrarvi il banner sotto, ma i nomi non ci sono. Ho detto Yuri De Luca, buttiamo dentro il primo che c'è, così riusciamo. Adesso commentiamo le altre foto, Yuri. Yuri, puoi accendere anche il microfono tu, Baratta, okay. Foto 6, ok. Studio Astra, vedi? C'è lo Studio Astra al secondo, guardale là, mi ha detto Baratta Foto 6, capisci a me? Baratta Foto 6, giusto? Però era quello, ok. Non ti sento, aspetta che ti apro il microfono, un secondo. Che voglio... Un aiutino, noi siamo sempre qui. Sì, ma poi siete in due. Guardare, siete splendidi. Allora, sono bravissimi loro e i mezzi che stiamo mostrando sono davvero straordinari. Io andrei adesso sulle prossime foto. Ci sono da mostrare ancora esattamente, ribanno il studio Astra, che hanno curato tutto. Francesca, adesso torniamo, dobbiamo mostrare ancora, se non sbaglio, la 11, la 12 e la 13, giusto o no? Allora, no, la 13, la 11 e la 12 le abbiamo mostrate. Bene, qua. E allora andiamo su Villare Antonio e Guglielmo Di Paolo. Bene, allora questa è la 13, così Francesco Baratta, è divertente perché dice non riesco a far nulla, non mica... prova a staccarti Francesco e a uscire e a rientrare, ti do come consiglio. Ok, allora Andrea, giusto per informazione, questa è la foto numero 13 che è del team Cosentino. Non si collegano e questa è la foto. Un team che mi sembra lavora sul settore sempre del movimento terra. Qual è, giusto per dare un'idea? No, Andrea? Direi no. Vedendo un po' dalle casse sono sicuramente, vedo un Buca Coils, quindi trasporto di bobine, okay. E gran volume, quindi possono fare un po' sia la parte ecologia che la parte agraria. Quindi okay. Queste qui sono, diciamo, il prodotto con cui è nata la nostra azienda, il nostro gruppo, cioè quando siamo ripartiti dall'agricolo all'alluminio. Allora, questa era la foto numero 13 delle 15 finaliste, team Cosentino, con noi, non è presente, come del resto lo sapevamo, non è presente il 14, che è esattamente Gegedu 69, mitico, e lui è un cliente francese di un'azienda, giusto? Due parole, dille, questo è francese. Sì, il cliente, se non ricordo male, è Patrasson, esatto. Zona sud-est Francia, se non ricordo male. È un cliente che ormai è con noi, penso, da più di 10 anni, perché ha un po' tutte le tipologie di vasche, da acciaio e alluminio, e è specializzato sul cave cantiere. Ok, guardalo là.
Bella anche questa foto, quindi il mondo del lavoro. E poi andiamo sull'ultima delle 15 in gara, perché poi fra poco sapremo chi saranno i tre vincitori di questo evento. La sto mostrando in primo piano e si tratta di Davis Zuboli, con l'unico finalista delle cisterne per mangimi, giusto? È questo il termine, se ho ben avuto dalle scalette, me Andrea? Esattamente, corretto. Allora, guardalo, me la descrivi tu per piacere, prima della premiazione, mi descrivi due parole. Questo è un altro delle macchine che io vedo in giro tantissimo, ce ne sono davvero tante, perché il movimento sul settore mangimi è in Italia una delle potenze pazzesche, no? Sì, tengo a precisare che sull'alimentare chiaramente noi da italiani siamo i migliori, non voglio dire del mondo, ma comunque a livello europeo o mondiale siamo un riferimento, e le cisterne, essere comunque diciamo leader nel settore cisterne mangime, per noi è comunque esprimere al meglio la nostra alta qualità o il nostro potenziale. Bene, allora siamo nei tempi, con tutta la proposta vedo che sta per arrivare quindi il discorso della competizione. C'è Francesco Baratta, che è straordinario, che ci manda un sacco di messaggi. Sto provando a entrare, non mi riesce, non funziona la camera, non mi funziona il microfono. È bello. Ma Francesco Baratta, chiedo, e qual era la sua foto, Francesca? Perché questo Francesco Baratta si merita un encomio prima di andare a fare la premiazione. Chi è? Numero? Era la numero 6. La numero 6. Posso andarci allora? Aspetta che ci vado. Sì. Mi avete dato con lo studio Astra e tu tutto il progetto molto preciso. Guarda, non credo di sbagliare. Questa è la foto numero 6 in primo piano di Francesco Baratta. Cosa gli metto sotto? Una musica? Dico Francesco Baratta, sei il top del top. Perché guarda che bellissimo. Fotografia con... Sarà stato, secondo voi che siete più esperti di me, un tramonto questo o un'alba? Che dite? Che dici, Andrea? È difficile. Questa, questa non potrebbe, è facile. Potrebbero Alba. Essere tutte e due, Alba. Perché lo considerando... Astra, attenzione, lo studio Astra ci comunica che è un'alba. È vero o no, studio Astra? Come fa a sapere che è l'alba, scusa? Come fa a sapere che è l'alba? Ne abbiamo fatte fatto tante. Un'inchiesta interna. No, per me voi tirate a indovinare. Io vorrei sapere se per caso Francesco Baratta riesce a scriverci in chat, almeno non vedremo il suo volto ma sapremo chi è. Francesco, ci scrivi in chat che dove, quando l'è scattata, dice lo studio Astra all'alba, e io non so, forse io direi al tramonto. Ci dici, Francesco, a che ora, quando? Prova un po', ce lo riesci a scrivere nella chat? Aspettiamo solo un attimo e poi andiamo in premiazione, lo dico subito, pronti per tutti, vediamo. Io se arriva il tramonto. Che hai detto? Non ho capito. Io comunque direi il tramonto. Tramonto. Io tramonto. Per me lo studio Astra ha sbagliato, io ve lo dico, il loro giudizio non ci è piaciuto e siete accesi, quindi non vi stupite. Allora, non sta scrivendo Francesco, che è così preso al telefono a cercare di gestire il suo apparato, però allora a questo punto andiamo oltre e andiamo sulla premiazione, sulla dichiarazione dei vincitori. Banno lo studio Astra, qui c'è la giuria. Iuri De Luca, fotografo, Andrea Menci, Francesco Baiocchi. 15 erano, e li mostro, fra tutti gli arrivati. Ricordami in due parole, prima Andrea, quanti erano in totale le fotografie arrivate per il concorso? Circa una sessantina sono state. 60 foto, quelle che le state vedendo, dalle quali la giuria ha scelto le 15 finaliste. 15 finaliste, sono solo 15 le finaliste, e noi andiamo adesso a vedere le finaliste chi sono, perché in pratica abbiamo la certezza che la giuria ha seguito dei parametri precisi. Li chiedo a Iuri De Luca, il fotografo. Iuri, quali sono stati i parametri che avete scelto per poter dare il premio alle tre foto selezionate? Prego. Ma allora, io ho scelto tramite dei criteri semplicemente fotografici, quindi la composizione, la luce chiaramente faceva parte del tema, quindi alba o tramonto, quella che è considerata la golden hour, e questo è insomma l'inquadratura, la composizione della foto, ecco, questi sono stati i miei criteri.
Bene. Andrea Menci, quali sono stati i tuoi criteri invece, per favore? Ma i miei criteri sicuramente sono stati la marca dei mezzi, questo è quello che hanno vinto tutti per me. Sei simpaticissimo. No, scherzi a parte, sicuramente la cosa che mi è piaciuta più di tutti è il contrasto dei colori. Ho valutato quella con un miglior contrasto di colori, è una cosa che e mi colpisce. Francesca Baiocchi, tu sei la responsabile del social media manager per loro. Cosa tu, qual è stata la tua strategia? Francesca, eri della giuria, ufficio marketing della Menci Group. Allora, sicuramente i colori e la luce, perché erano un po' il tema della photo competition e anche un po' l'impatto emotivo, diciamo, che le foto suscitavano sul momento. Quindi nel momento in cui le abbiamo viste, anche l'impatto che ci hanno fatto ha influito tanto, perché emotivamente erano tutte molto, molto belle e molto accattivanti, quindi sicuramente è stato un po' l'ago della bilancia, diciamo. Bene, allora noi abbiamo, carissimi, le tre foto che si sono aggiudicate il riconoscimento, e io inviterei a collegarsi intanto, giusto per Stars... Glond Transport AB, e poi Guglielmo Di Palma e poi Antonio Billari. Ripeto, Guglielmo Di Palma, Antonio Billari e Stars Glond Transport AB. Se si collegano per favore tutti e tre, perché le foto che sono state ritenute quelle fra le tutte quelle arrivate, ne hanno scelte 15, che tutte si meritavano di vincere alla fine, da quello che ho capito, ma ne avete dovute scegliere tre, che ricorda, Andrea, cosa vincono? Una ospitata presso di voi, saranno ospiti all'azienda, sbaglio? Esattamente, esattamente. Passeremo una mezza giornata insieme, faremo una visita allo stabilimento, faremo, diciamo, una mezza giornata dove vedremo insieme la realtà nostra di Castiglio. Spero, ma gli offrite anche il cibo? Sì. Sì, dai, assolutamente, il cibo toscano va sempre alla grande. Toscana, godiamo. Allora, qui, eccolo là, immagini, questa è la premiazione, i tre track finalisti del progetto sono esattamente questo, che è quello di Antonio Billari, che non so se riesce a collegarsi, Francesca, da quello che ho visto aveva dei problemi, però si è scollegato, cioè era prima con noi direttamente dal camion, la sua compagna, era lui che aveva le luci rosse dentro al camion, per dimostrarvi la trasparenza non abbiamo avvertito nessuno, quindi Antonio, sei in mezzo alla coda, lo so, se puoi ricollegarti bene, se no sappi che sei con la tua compagna uno dei finalisti vincitori, era quello con le luci rosse, giusto? Mi ricordo bene, no? Mica sbaglio, eccolo là. Poi, io non so, se è collegato, poi dopo dico, ho visto una persona che Sabrina Valencic, che sarebbe chi è? Antonio? Sarebbe Antonio, no? Chi è Sabrina Valencic è la tua ragazza? Sì, perché non riuscivo a collegarmi col mio. Ok. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Allora, sei contento, carissimo, per esserti collegato? Allora, io sono contento di essermi collegato e già, come avevo scritto anche oggi in un messaggio su Instagram, che per me era già una vittoria far parte dei 15 partecipanti. Che dopo si potesse vincere, ben venga, poco ma sicuro, insomma. E allora, con il nome di Sabrina Valencic, però è Antonio Billari, uno dei tre, con il suo mezzo, che è questo, stupendo, davvero emozionante goderlo, guardalo, che macchina! Io ripeto, non sono un esperto di mezzi, però il bello mi piace, e io vi dico, grande, bravissimo. Oltre lui, l'altro classificato in finale è anche il mezzo, questo, che è collegato con Guglielmo Di Palma, giusto? Francesca, Guglielmo Di Palma lo abbiamo oppure aspetta? No, mi ha appena scritto che è ancora in cantiere, quindi non ce la farà a collegare. Quindi è secondo, anche lui fra i tre finalisti di questo evento, Guglielmo Di Palma, l'abbiamo detto prima con la neve, Guglielmo Di Palma è italiano, e poi il terzo della triade dei vincitori, Starks Glund Transport AB, direttamente collegati con la Svezia, voilà,
Good afternoon! You are one of the winners! Do you understand, Patrick? Oh, that's good! Lo so che sei contento. Grazie, grazie. Very, very incredible. Are you satisfied? Sei soddisfatto, Patrick, spero. Un po'. It's very nice. Thank very you very much. Thank you very much. Ok, grazie, grazie. Great, Patrick. Grazie. Patrick è grande e una cosa, siamo allora, due sono presenti, non è riuscito a collegarsi, vedevo il vostro che era in aeroporto, il country manager Menci, William Pesarelli, dov'è finito Francesca? È rimasto in aeroporto? No, non mi ha riscritto, probabilmente sì, era in volo in aeroporto, quindi non ce l'ha fatta a collegarsi. Ok, però noi abbiamo questo evento, siamo verso la parte finale, eccoli qua, ci sono i due vincitori, due dei tre, Patrick con dico Sabrina, ma è Antonio Villari, almeno Sabrina non avrà il cuscino con il suo nome dentro al mezzo, dentro alla motrice, ma si è ripresa tutto, insomma. Cioè, esatto, è poco così. Oh. Ok. Poi abbiamo così, a questo punto chiedo ad Andrea Menci, siamo alla fine del collegamento, mancano pochissimi minuti alla fine nel giro finale. Yuri, soddisfatto? Sì. Un saluto tuo, soddisfatto di questa scelta, soddisfatto? Sì, sì, assolutamente. Bellissime foto. Assolutamente, c'è da dire che il cliente svedese è, a mio avviso, come dire, ha avuto gioco più semplice, perché lassù la Golden Hour dura un sacco di tempo, mentre qua noi abbiamo qualche minuto alla mattina e qualche minuto alla sera, là dura un sacco di tempo. Quindi avere oltre, perché l'idea del Golden Hour era al tramonto o al mattino, quando si alza la prima luce, quindi il Golden Hour per loro era più semplice. Ok, ti ringraziamo, grazie. Sì. Yuri De Luca, tra l'altro fotografo professionista, lavori per riviste internazionali di viaggi importanti. So, dove sei ora? Sei in Toscana? No, a casa. Toscana. Sei a casa? Io a Fiorentina. Ah, sì. Se no mi stavi antipatico, perché se giri troppo il mondo. Grazie Yuri, ti banniamo, grazie. Salutiamo anche nel giro finale Patrick dalla Svezia. Patrick, have you a good time? Thanks. Yes, I have a very good time. Very good time. Sorry, but the two different shirt in your backside. What? Che cacchio sono quelle due magliette dietro di te? This is the hockey team here in Växjö. Ah, sono due team, hanno il loro simbolo. Ok. Thanks a lot. Bye. Patrick Anderson. E adesso salutiamo anche la famosa Sabrina Valencik, che è la compagna ma non è lì lei, non ce la fai vedere chi è la tua compagna? Sì, è qui, ma non vuole farci vedere. Fatela vedere, dai. È lei che collabora anche lei. Oh, Sabrina ha detto che hai fotografato il vostro bambino con amore e passione. Ecco il bambino, se non te famo vedere, voglio dire, di che ragioniamo? Certo, stata io. Ascolta, dimmi una cosa, ma tratta meglio con attenzione quello, scommetto, che alcune parti della casa. Dimmi se sbaglio, è vero o no? È più pulito, più preciso. Guarda la sua faccia! Ha già risposto, ha già dato una risposta. Ragazzi, complimenti e grazie per le emozioni che avete condiviso con noi. Grazie tante davvero, Grazie. Grazie a voi. Allora, finalisti! E adesso Andrea, mettiamo anche Studio Astra per il giro finale. Ecco, è arrivato Paolo Crociani, l'uomo dal capello. Paolo, tu vuoi fare il guru? Di la verità, dimmelo. Arrivi alla fine dopo che hai controllato. Chiaro. No, vedo, scusare, ma mi faceva piacere comunque partecipare almeno per un non Salve. Ti sento. Certo, noi ti sentiamo bene, Paolo, è tutto benissimo. Le fotografie erano stupende e devo dire che indipendentemente, ecco. Il progetto Golden Hour, noi siamo la Menci, un progetto che nei social potranno trovare, no Paolo? Dimmi se sbaglio, ritroveranno tutto? Certo, naturalmente, chiaro. Su YouTube e su Facebook. Bene, bene. Ricordiamo che dallo studio Astra c'erano prima la donna, vai, era, vai, dillo tu, dillo da te, vai, nome e cognome. Francesca Floriani. Poi in mezzo chi c'era? Tu. In mezzo c'è Paolo Crociani. E Paola Drini.
Ok, i tre dello studio Astra in questo caso, che ha curato la comunicazione e il progetto. Poi avevamo, grazie ragazzi, Francesca Baiocchi, per, lo dico, Francesca, manca 20 secondi, ma lo devo dire per bene, perché sennò sono proprio Francesca Baiocchi, ufficio marketing social media manager e nonché giudice della competizione per il gruppo Menci. Grazie. E infine, Andrea Menci, a te la chiusura da 40 secondi la puoi fare, di questo evento, del grande progetto, la premiazione, che oggi è andata in scena, che rimarrà online, lo ricordiamo, questa premiazione Photo Competition, noi siamo la Menci Golden Hour. Cosa vuoi aggiungere, Andrea? Prego. Io voglio solo ringraziare tutti i partecipanti, tutti coloro che si sono dedicati per questo bellissimo progetto. Voglio ringraziare tutto il team, il nostro team, che si è dedicato con tanta passione a questo progetto, che ogni giorno sviluppano qualcosa per cercare di interagire più con i nostri clienti e operatori. Grazie a tutti loro, non posso dire altro. Ok, allora noi ci siamo messi piccoli, da parte mia Alex Revelli Sorini, grazie di averci seguito in questo grandissimo evento, grazie, 15 finalisti, 3 che si sono aggiudicati il riconoscimento, l'ospitata e il premio, ma tantissime le foto arrivate che sono pubblicate, comunque lo ricordo, eccola che la vedete, nel sito internet tutte le foto dell'evento di Menci Group nel sito internet, ma rimarrà di questo evento anche il live nelle pagine social di Menci, Menci Group, e nel canale YouTube. Da Alex Revelli Sorini, grazie di averci seguito e magari sarà per il prossimo anno per un'altra appassionante, avvincente competizione.